La polizia di Stato di Caltanissetta, in collaborazione con i carabinieri di Ragusa, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone di Niscemi, accusate di associazione mafiosa, appartenenti allo storico clan Madonia, famiglia di Niscemi, a sua volta facente parte del mandamento di Gela. Le indagini hanno permesso di far luce sul fenomeno della guardiania nei confronti dei titolari di aziende agricole nei territori di Acate, nel Ragusano, e di Niscemi, nel Nisseno, a cui veniva imposta l'assunzione con le mansioni di guardiani di appartenenti ai clan. Gli episodi estortivi sono relativi ad un periodo temporale compreso tra il 2001 e il 2015. Di notte incendiavano i terreni e di giorno invece tornavano sui campi per portare la pace, che però aveva un costo, chiedevano la somma di 1.000 euro al mese. Personaggi che gravitano all'interno dei clan mafiosi di Cosa Nostra, e questo è un aspetto ancora più inquietante della vicenda. Dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Catania sono scattati 3 arresti a Niscemi, ma il provvedimento ne prevede altri 4. Gli arrestati di Niscemi sono stati già condotti nella prigione di Ragusa. L'obiettivo della mafia è quello di controllare il territorio, lo fa anche e soprattutto attraverso questo tipo di aggressioni all'imprenditoria. Per questo con le procure, la Procura di Ragusa e la Procura di Catania, noi cerchiamo di mantenere vivo il monitoraggio investigativo su questi aspetti, che è anche difficile far emergere.